Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Mentre sto continuando le partite a Stati Pro Baseball, che andremo poi a giocare insieme, caricherò qualche video sulle World Series. Ehm, sto giocando a questo gioco che è Dice United. Ehm, ho vari giochi di, di calcio, eh, questo è molto semplice. Uh, si acquista, si, si può stampare in pdf oppure si può anche solo uh, giocare come sto facendo io con il computer e questo è il regolamento come vedete sono pochissime pagine non è proprio un gioco di calcio faccio un esempio di Soccer Blast della Play.com che È molto preciso sulle azioni. Questo un po' racconta, in praticamente in 15-18 avvenimenti, un po' tutta la partita. Ecco, vedete qua: questo per esempio l'esempio di una partita al nono. il Liverpool, calcio d'angolo, eh, al 23 ammunizione. Insomma, tutte queste cose qua. Quindi è molto, molto semplice, però molto carino se uno vuole giocare un po' di partite anche. Un po di partite insomma si fa abbastanza in fretta siccome nel giro di un quarto d'ora 20 minuti si gioca una partita io ho preso in mano e andremo a giocare il derby Everton Liverpool e come vedete qua a sinistra abbiamo le schede adesso faccio una zoomata abbiamo le schede queste sono schede del, che ho acquistato con con il gioco sia questo che anche quello delle scozzesi ma ci sono vari campionati questo è il 19-20 della Premier League questo è l'Everton dove abbiamo a sinistra le caratteristiche, le caratteristiche delle squadre in casa a destra le caratteristiche della squadra fuori casa il portiere la capacità del, di Pickford e qui abbiamo tutta la squadra come vedete che, che gioca, ok? Qua abbiamo anche la panchina, tutto, non, 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 ripeto, è abbastanza astratto come è abbastanza astratta la partita, quindi non è che andremo, a, i cambi, mica i cambi, comunque lo vedremo insieme. Questi valori vengono li abbiamo inseriti in questa mia scheda che ho fatto in in Excel, vedete? l'Everton in casa, Liverpool, il, ehm, questo deve essere il, contra, il contrasto, sì, qualcosa del genere, adesso non mi ricordo, comunque hanno un valore, vedete, eh, l'Everton a 9 in casa e il Liverpool 10 in trasferta. Questo dà ha un range a entrambe le squadre, lo vediamo qui, se lo trovo, se lo trovo, lo trovo, qui. Qua in, alto, vedete, zoom, qua in alto vedete che a seconda della differenza dei due valori danno un range di tiro di dadi quindi ovviamente chi ha più controllo non è contrasto scusate infatti non mi veniva la parola quindi ovviamente chi ha più controllo della palla ovviamente avrà la possibilità di fare più azioni e in questo caso qua la differenza come vedete è 9 a 10 ed ha un valore di, de, del dado di 1 a 9 la palla all'Everton da 10 a 20 la palla al Liverpool quindi e dopo avremo i valori che vediamo qui valori del, dell'attacco delle, delle due squadre ok attacco attacco difesa e aggressività il, il portiere e chi è in porta e, è molto semplice si, giocano, si gioca con due dadi da 10 e due da 20. Eh, io, per rendermi un po' partecipe, sono andato in Google. Insomma, andremo a tirare questi dadi qua. Ho provato a cercare gli altri programmi, sinceramente non li ho trovati. Eh, se no, qua di, punto, di fianco avevi i dadi, ma insomma, mi faceva piacere anche che voi vedeste i risultati. E la discipline eh, die chart che ci dirà se ci, si, si avrà un'azione di attacco, una battaglia mh, in campo eh, da parte della squadra di casa o della squadra ospite. Andiamo subito a tirare così iniziamo subito il regolamento. Adesso gli ho dato una letta veloce, facciamo una partita di prova. Eh. Quindi andiamo subito a giocare. E la prima cosa da fare, al, al, il, solitamente per il, il tempo si tirano i due dadi, si, si tengono in considerazione i due dadi da 10. Solo per il primo minuto si tirerà solo il primo dado. Quindi tiriamo il primo dado che è un 3, quindi partiremo dal terzo, dal terzo minuto. Una volta fatto questo si tirerà il dado della disciplina, Ok. Che è questo che è un d20 che possiamo tenere in considerazione questo che si avrà una Away pitch battle quindi away pitch battle quindi è un eh, del liverpool il risultato lo andremo a vedere qua ok pitch battle ovviamente siamo nel primo tempo come vedete siamo nel primo tempo andremo a tirare um, andremo a tirare due dadi da 10, da, eh, no un dado da 20 scusate, ok, che verrà, che verrà sommata l'aggressività. L'aggressività la vediamo qui, aggressività 7 per esempio per quanto riguarda l'Everton, 5 per quanto riguarda il Liverpool. Più una squadra aggressiva, più magari rischia di far fallo. Quindi adesso andremo a tirare, prendiamo il secondo, torniamo, torniamo a tirare i dadi da 20. È un 8 più l'aggressività del Liverpool è 5, quindi è un 13. Andiamo a vedere, qua nel primo tempo: 13. Innanzitutto si avrà un minuto di recupero a fine del primo tempo, e vi è un severo avvertimento eh, dell'arbitro ai giocatori. Quindi, qui ha un minuto eh, di recupero procediamo a questo punto qua tireremo due dadi per, per il tempo <coughs> scusate allora ok ok qua ha fatto tutto perfetto no dovrebbe essere tutto a posto va bene 7 9 più 3 che avevamo già giocato, andiamo al diciannovesimo minuto del primo tempo, teniamo in considerazione questo che è il 6, che quindi si ha una, una, una azione di attacco, ok però bisogna capire per chi, qua abbiamo fatto 7 e 7 rientra nel range del controllo dell'Everton, quindi si ha un controllo dell'Everton. E per quanto riguarda l'attacco, si hanno due, due chart. La chart di attacco che ha tre colonne, okay? attacco colonna A, B e C. Se non, si, se non si risolve nella colonna A si passa alla B, se non si risolve neanche nella B si va nella, nella C. Oppure nella defense chart. Qua cosa bisogna fare? Bisogna lanciare un altro dado da, da, da 20. Se questo dado è inferiore al, o uguale al, al valore della difesa il, diciamo che avrà un vantaggio la difesa rispetto all'attacco quindi si andrà sulla defense, defensive chart e non sulla quella di attacco 15 la difesa è quella del Liverpool che ha 8 quindi 15 superiore a 8 quindi non si andrà a guardare nella, dife, del, nella chart di difesa ma nella chart di attacco a questo punto qua tiriamo due dadi per il d 100 qua è un 68 è un 68 se l'attacco è 7 più c'è un goalkeeper check c'è un tiro la palla prende il palo ma torna all'interno dell'area piccola e vediamo cosa succede quindi l'attacco dell'Everton è 7 più quindi perfetto si ha un goalkeeper check e adesso andiamo a fare il goalkeeper check che è questo vedete queste due tabelle qua andiamo a tirare anche qui un di 100 quindi i due primi là sopra che è un 83 83 e il portiere blocca la palla quindi tiro sul palo, torna al centro dell'area, torna a tirare. E il portiere salva, ok, perfetto. Quindi anche questa azione dato vicino al gol Everton, continuiamo la nostra partita. Quindi, 14, andiamo al 33 esimo minuto. 12 si ha un attack, attack sequence anche adesso. E l'11 però ci porta su, su, sul controllo del Liverpool. Quindi adesso andiamo a tirare un altro di 20 per vedere se è superiore o inferiore al valore della difesa dell'Everton, la difesa Everton è 8 e il dado è 10. Quindi andremo sempre sulla chart di attacco. Tiriamo, abbiamo già tirato un di, 20, un di questi due dadi: 39, un 39, se l'attacco è 13 più è gol, ma non ce l'ha, okay? Perché l'attacco abbiamo visto a 8. Lo vediamo qui. Quindi abbiamo detto che era un 39, quindi questa colonna qui. Quindi, non avverandosi quello che succede nella colonna A, andiamo nella colonna B. L'attacco a 10 o 12 è un calcio d'angolo con un minuto di recupero, ma purtroppo non è neanche questo. Quindi andiamo nella colonna C che è un corner kick. Quindi corner kick che si avrà un minuto dopo. Ok. Corner kick del Liverpool. E andiamo a vedere cosa succede. Tiriamo un di 100, un 79. I difensori liberano l'area, quindi palla alla difesa. Procediamo. Quindi anche il calcio d'angolo del Liverpool, nulla da fare. Questo è un 9. Quindi andiamo al 43esimo. Okay, abbiamo solo un minuto di recupero lo vediamo qui quindi procediamo con un 1 che ci dà un attacco di sequenza, attacco, sequenza e un 3 che rientra nel valore dell'attacco dell'Everton quindi Everton in attacco al 43 ⁇ del primo tempo Tiriamo un altro dado per vedere in che chart l'andiamo a vedere, 13, che è superiore al valore della difesa del Liverpool, quindi non guarderemo questa che è la difesa, ma solo guarderemo qui l'attacco eh, 30. 30, se l'attacco è 11 più niente, noi abbiamo attacco 7 come Everton, Attacco 9-10, niente, free kick, corner kick anche per l'Everton. Quindi corner kick, 44 ⁇ corner kick dell'Everton. E andiamo a vedere cosa succede. Con 1-0-0 il difensore mette la palla nella propria rete. Autogol. Quindi autogol. Andiamo anche a tirare un dado per vedere chi ha fatto l'autogol 67 per quanto riguarda il 67 67 guardiamo Bookings come ho guardato e Keita ma nulla e Keita ha fatto autogol. Del Liverpool, quindi cambia il risultato Everton 1, Liverpool 0 al 44 esimo Adesso tiriamo due dadi. E eh, questo è un po' forse la un cosa un complicata, per modo di dire. Comunque si tira due dadi, ovviamente con i due dadi andiamo a vedere, sforeremmo Okay, perché 8 più 2 è 10 andremo al 54esimo quindi si prende in considerazione solo il, secondo, il numero più basso che è 2 che andiamo al 46esimo che abbiamo superato il 45esimo però con il, il, il minuto di recupero la partita finisce al 46esimo quindi questa è l'ultima azione abbiamo appunto l'ultima azione del, del primo tempo quindi 17 17 è una away Battle quindi del Liverpool in questo caso qua si tira un di 20 che l'abbiamo già che è qua che è il 17 più l'aggressività che è un 22. Ok andiamo a vedere qua e qua siamo nella crunch. 22, quindi un minuto di recupero, 22, abbiamo un minuto di, di recupero, fallo rischioso, calcio di punizione a favore della parte opposta, il cartellino giallo mostrato, se aggressività 7+, più. aggressività Liverpool a 5, quindi non vi è un cartellino giallo, c'è solo un minuto di recupero e praticamente è un calcio, la palla va alla difesa, però con un minuto di recupero cosa vuol dire? Che adesso la partita finisce al 47, al 47esimo. quindi tiriamo, se non viene 1, 8-6, la partita il primo tempo è finito. Quindi primo tempo finito, risultato di 1-0 per l'Everton, autogol di Keita, eh, al 19 ⁇ grande parata del, del portiere del Liverpool e adesso iniziamo il secondo tempo. Il secondo tempo, si tira il dado, 4 più 1. 5, anche là secondo me dovevo fare più 1 che mi sono scordato all'inizio 4 più 1, 5 e si, si prende solo un dado e non due solo all'inizio e anche dopo un gol, anche dopo un gol secondo me ci devo guardare, non mi ricordo secondo me eh, c'era un minuto di recupero anche dopo il gol comunque dopo ci guardo Comunque quinto minuto di recupero, 2 che abbiamo una, una sequenza di attacco 17 da parte del liverpool che prova subito ad attaccare quindi tiriamo un altro dado per vedere per se 14 14 è superiore alla difesa dell'everton quindi si tirerà un di 10 su questa tabella qua 93 93 corner kick L'aumento della pressione offensiva paga, quindi il Liverpool sta pressando veramente tanto e abbiamo un corner kick. Quindi, sesto minuto, corner kick del Liverpool e andiamo a vedere il corner kick tirando un altro di, di 100 che è un 85. I difensori liberano l'area, quindi palla alla difesa. Procediamo. Quattordicesimo 8 più 6: quattordicesimo 14, abbiamo una on pitch battle. Quindi parte dell'Everton: 16, no niente, eh, ok, fa 16 più l'aggressività. <ride> quindi sono 23. 23 nel secondo tempo qua non c'è add time ma si va alla yellow intensity table ok si tira un di 20 che è un 1 innanzitutto avremo un minuto di recupero a ah. Considerate che il secondo tempo ha sempre, eh, non mi ricordo se 2 o 3 minuti di recupero, dopo ci guardo. Eh, cartellino giallo dalla parte dei meno ammoniti, se pari cartellino giallo in trasferta, quindi prende sotto il Liverpool. Quindi per il cartellino giallo, il cartellino giallo secondo me si tira 44 per il Liverpool. Oh no 44 lo prende Fabigno, un bel yellow card. Allora, yellow card Fabigno del Liverpool. Quindi procediamo. Questo è un 5. Quindi 19 Ah, perché poi vabbè, era poi sì, io non ho conto sì. Vabbè, dovevo fare questo qua era il 45, questo qua era il 45 cinquantesimo, scusate, cinquantaisimo. allora, settantesimo, come vedete il meteo va abbastanza veloce. E qua avevamo all'ok ok, al 75esimo del secondo tempo. 11 è una eh, sequenza di attacco. 18 da parte del Liverpool che presa in questo gioco poi ci sono anche delle tattiche da utilizzare. Però sono opzionali che rendono un po' più il gioco un po' più avvincente anche in solitario. Eh? Cioè, proprio viene la, la strategia dell'avversario. Del, cioè, del, del, dell'avversario anche in gioco solitario viene gestito da, da, una, da una tabella. Ok, quindi attacco. Allora, qua secondo me ho sbagliato. Bianco, ok. Blu, ok. No, va benissimo. Tiriamo per vedere se il 14 è sopra alla difesa di 8. Del, quindi andremo a tirare un di 100 qui, che è un 64. Se l'attacco è superiore a 6 e l'attacco del Liverpool è 8. Ok c'è un keeper check cross sul secondo palo arriva da dietro un giocatore che prova a colpire la palla e vediamo nel keeper check cosa succede 82 82 niente salvata anche questo in questo caso qua goal keeper check Dave. Ok quindi andiamo avanti. Allora andiamo. Siamo al 75esimo. Aggiungiamo 13. Siamo all88 quindi ormai è finita la partita. Ancora risultato: fermo 1-0 per l'Everton. 20. Abbiamo un uh, Away Pitch Battle, Away Pitch Battle, 14 più l'aggressività del Liverpool allora 20. Andiamo a vedere qua: Pitch Battle, secondo tempo 20, 2 minuti di recupero, prima cosa. Away e Liverpool, no ho sbagliato qua, era Away, Pitch Battle e Liverpool, due minuti di recupero e si va sulla, tab sulla chart della, della, della Red Intensity Table, che è questa, quindi si tira un 20, l'abbiamo già tirato, un 20. Allora, butta giornata, se un giocatore che rischia il rosso, se ha già un cartellino giallo, allora verrà mostrato un secondo cartellino giallo, altrimenti tira per un nuovo risultato di seguito. Uh, però come faccio a saperlo? Mm, non è mica tanto chiaro questa cosa qua, eh, scusate. Perché il liver... Pull. perché, qua, adesso è il Liverpool che rischio quindi c'è già un ammonito. Quindi io ah, tiro qui perché c'è già un ammonito. Ok, c'è un cartellino giallo. Quindi tiro. Un di 20 e un 8, quindi qui cartellino giallo. Infortunio tira per l'effetto infortunio. Per l'altra frazione sulla play, player out table. L'abito ha deciso che si trattava di un contrasto accidentale cartellino giallo, ma non credo all'altro giocatore, quindi innanzitutto allora, andiamo a vedere 56 chi viene ammonito del Liverpool. Milner viene ammonito. Direi che devo guardare quella non mi ricordo, comunque guardiamo. Allora, yellow card del Liverpool e infortunio, vediamo di chi. C'è una tabella degli infortuni. Ah, ok. Quindi io tiro qua. di 10 che è un 3 quindi meno 1 di, con di controllo perché mi è andato fuori un giocatore quindi adesso cambia vedete qua da 9 passa a 8 quindi la differenza da 10 a 8 non è più 1 ma è di 2 andiamo a vedere se se è meno 2 vedete che cambia che non è più 1-9 vedete qui ma è 1-8 quindi cambia da 1-8 il controllo sarà del, dell'Everton mentre aumentano le possibilità con un 9-20 per il Liverpool fondamentalmente si è infortunato un giocatore titolare e la squadra ovviamente ha perso una pedina importante e qua secondo me andiamo a leggere eh, At the time, ma questo è riferito a questo qua, credo. Ok, quindi lasciamo così. 88esimo siamo agli sgoccioli 6 e 0 quindi 94esimo e sarebbe finita la partita. Quindi prendiamo lo 0, quindi sempre all'ottantottesimo. Ah no, 88, ah ho capito, no? si dà un tempo in più forse, cioè dall'88 89, 90, quello che ci guardo. Comunque facciamo 90 e due, due minuti di recupero. Quindi qua eravamo al 90 più 0 e il 90. 19. 19 è una away pitcher battle quindi sempre il Liverpool. Che 7 più 7 più 5 è 12. Con un 12 andiamo qui. Siamo ancora al secondo tempo. Un 12 c'è un più 1 di recupero vero avvertimento mette l'abito convoca i giocatori quindi non è successo fondamentalmente nulla quindi adesso come vedete abbiamo 1 2 3 4 e in più il secondo tempo ha sempre due minuti di recupero quindi siamo a 4 minuti di recupero durante la partita 4 5 6 minuti quindi la partita finirà al 96 esimo quindi procediamo 5-9, il 9 va scartato. Il 5, siamo al 95esimo. Vediamo se succede qualcosa. 2. Un attack sequence: sì. 15 del Liverpool. Quindi, ultima possibilità probabilmente per pareggiare la partita da parte del Liverpool. Tiriamo un altro dado per vedere se guardiamo la chart attacco/difesa. 8. La difesa è 8. Quindi, non guarderemo. Non guarderemo questa tabella qua dell'attacco perché l'8 è pari o uguale al valore della difesa dell'Everton, ma andremo qui. Quindi, tiriamo, 48. Se l'attacco ha aggressività 9 o superiore, yellow card. L'attacco è il Liverpool. Aggressività c'ha 5. In altro modo, il difensore allontana la palla di testa concludendo l'attacco senza problemi. Quindi, grande difesa dell'Everton. Dovrebbe venire uno, vediamo. Ma viene tre, quindi è finita la partita. Come potete vedere, abbiamo concluso il match per 1-0 per l'Everton sul Liverpool. Quindi, abbiamo fatto circa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 azioni molto veloce e adesso andrò a studiare alcuni dubbi che mi sono venuti in questa prova che abbiamo fatto insieme eventualmente aggiungeremo anche magari le carte di tattiche che soprattutto verso la fine della partita vengono utilizzate ce ne sono alcune anche divertenti tipo la difesa non so tipo in vantaggio 2 a 0 poi la chiama il pullman davanti alla porta cioè tutti in difesa e, insomma ci sono alcune carte da utilizzare, tattiche molto belle e simpatiche che secondo me rendono il gioco ancora più bello e questo è quanto ragazzi.